ufficio cerimoniale che mi chiamava, che collabora con me per quanto riguarda questa attività. Spero sia andato tutto bene oggi con i pullman, abbiamo cercato di fare un'organizzazione logisticamente decente. Chi è rimasto a piedi? Chi è che si deve lamentare? Beh, qualcuno si lamenti, non ce l'abbiamo qualcuno che si lamenti. Tutti, bene. È una cosa buona che siete arrivati puntuali e che i pullman hanno funzionato. D'altronde anche questa è una caratteristica, riuscire a organizzare le cose. Io penso che quando i ragazzi fanno un'esperienza da noi vedono che in realtà le forze armate, che sembra una cosa molto militare, molto stretta eccetera, la cosa più importante è l'organizzazione, e l'organizzazione significa anche la delega di responsabilità. Se ognuno fa le sue cose, le cose di solito funzionano. È chiaro che la delega di responsabilità comporta anche un controllo, che è la fase fondamentale, e penso che soprattutto, visto che siete ragazzi tutti di un certo livello, sarete tutti tutti parte della classe dirigente italiana, ricordatevelo che è una cosa molto bella che diciamo noi in ambito militare, che l'ordine dato e non controllato è come l'ordine non dato, per cui imparate una logica di verifica che dovrebbero insegnarvi già i vostri professori, però consideratela che è importante, perché la propensione a fare le cose che ti dicono di fare non sempre c'è, per cui spesso va intensificata con un aiuto che passa attraverso il controllo, perché sennò le cose non funzionano. Dimmi tutto. Sì, prego. Vediamo. Ah, la scuola militare? Allora facciamo rispondere la ragazza, di solito sono più spigliate perché noi siamo notoriamente più imbranati. Buongiorno. Si può ripetere la domanda, per favore? Sicuramente io sono venuta entrare alla scuola militare per l'accademia, quindi per una prospettiva futura, per vedere se la vita militare facesse realmente per me. Quindi entrando a 15 anni era una motivazione più forte anche per l'accademia successivamente. E le emozioni sono sicuramente tante, perché comunque, ripeto, io sono anche un anno più piccola, perché ho fatto la primina e sono entrata a 15 anni. Tutte le emozioni, a partire dal giuramento, ma anche dalla prima volta che si veste l'uniforme storica oppure la mimetica o qualunque altra uniforme, è comunque un'emozione forte che le scuole civili non vivono, e anche magari i ragazzi civili. E quindi noi ci riteniamo anche fortunati magari a poter vivere queste esperienze a un'età, sicuramente un'età minore rispetto ai 18-19 anni. Quindi questo. Vengo a dirlo perché sennò si potrebbe creare confusione. Ecco, sta arrivando l'entourage, per cui siamo pronti alle attività da svolgere. La professoressa mi guarda. Cosa ho fatto? Bene, nient'altro, abbiamo avuto una domanda, mi preannuncio, siamo qua, bene, siamo qua, c'è il signor ministro, se l'occasione, se ci vogliamo alzare così salutiamo il ministro che arriva, grazie signor ministro per essere con noi. Ci accomodiamo, grazie. Signor Ministro, benvenuto. Sottosegretario, benvenuto. Signor Capo di Stato Maggiore, benvenuto. Comandante, agli ordini. Ciao. Siccome adesso passerò il microfono al sottosegretario Tofalo, che condurrà la prima parte di questa presentazione, abbiamo intanto già interloquito con i ragazzi, abbiamo parlato, abbiamo detto cosa faremo oggi, e con questo passo la parola al sottosegretario Tofalo per la introduzione dei lavori. Grazie generale, buongiorno a tutti e benvenuti
a questo quarto evento del ciclo che abbiamo chiamato Difesa Collettiva. Nasce grazie alla delega conferitami dal Ministro della Difesa, dottoressa Elisabetta Trenta, una delega che anche ho fortemente voluto, proprio per far capire la sensibilità anche di questo governo alla diffusione della cultura, ed è una delega appunto volta alla diffusione della cultura, della difesa e della sicurezza. Con questa delega abbiamo pensato di fare un ciclo di eventi che partisse proprio nello spiegare le singole forze armate e le figure di vertice, per cui c'è stato un primo evento alla Camera dei Deputati in Parlamento riguardante le figure di vertice, dove abbiamo raccontato i compiti, le funzioni, i poteri del Capo Supremo delle Forze Armate, il Presidente della Repubblica, dell'autorità politica, quindi del signor Ministro e dei Sottosegretari, e delle figure di vertice apicale della difesa, il Capo di Stato Maggiore appunto della difesa. C'è stato già un primo evento successivamente dove abbiamo raccontato l'esercito italiano, c'è stato un secondo evento sulla Marina Militare, oggi siamo a questo terzo evento per quanto riguarda le forze armate, quarto nel suo complesso, dove la protagonista assoluta sarà l'arma dei carabinieri. Ci sarà poi mese successivo, ancora non c'è una data definitiva, dove parleremo di aeronautica militare, quindi completando quello che è il ciclo di tutte le forze armate, e poi, utilizzo questo termine, ci divertiremo a fare diffusione della cultura, della difesa e della sicurezza, scegliendo di volta in volta, magari ascoltando anche voi che ci mandate, vuol dire, delle segnalazioni, delle richieste, per decidere quali temi affrontare successivamente. Io cedo subito la parola al Comandante Generale, Generale di Corpo d'Armata Giovanni Mistri, oggi Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri. Prego. Sì. Grazie signor Sottosegretario, signora Ministro, grazie della sua presenza, signor Capo di Stato Maggiore della Difesa. Ragazzi, buona giornata e ben arrivati. Buona giornata si fa per dire. Saluto un po' tutte le persone presenti, il comandante dell'unità mobile specializzata, il generale Amato, tutti quanti. In realtà oggi la giornata non è così buona sotto il profilo meteorologico e questo mi ha creato qualche problema, perché il tema della nostra giornata è la difesa collettiva, l'arma dei carabinieri, tra tradizione e innovazione. Allora, se non fosse piovuto, noi avremmo voluto cominciare con la tradizione, con il carosello storico dell'arma dei carabinieri. La qualcosa mi consente così di cominciare quasi con uno scherzo. Voi sapete che nella iconografia più ufficiale, più consolidata, i carabinieri hanno i baffi. Chi è che mi sa dire perché i carabinieri hanno i baffi? O comunque nella iconografia sono visti tutti con i baffi. Qualcuno dice, i soliti burloni, che perché sulle lamette c'è scritto lamette da barba e quindi ancora nessuno ha trovato i lamette per i baffi, ma non è questo il motivo. Il motivo è quello che il carosello storico sostanzialmente ha a che fare con i baffi, nel senso che il carosello storico, la tradizione, richiama sostanzialmente un fatto d'arme molto importante. Era il 30 aprile del 1848, battaglia di Pastrengo, e il gruppo squadroni dei carabinieri reali, diciamo così, con una loro carica salvarono il re Carlo Alberto da un'azione proditoria della retroguardia austriaca. 65 anni dopo, per questo fatto d'arme, la bandiera dell'arma dei carabinieri ottenne una medaglia d'argento al valor militare, ma nell'immediatezza il re decise di, come dire, di dare una ricompensa a tutto allora corpo dei carabinieri reali. La ricompensa fu la possibilità di farsi crescere i baffi, una possibilità che all'epoca era riservata solo agli ufficiali, come si diceva, e fu estesa a tutti i carabinieri. Tutto questo discorso per cercare di incentrare il nostro intervento sulla tradizione. La quale tradizione non è fine a se stessa, non è un qualche cosa che riguarda il passato. La tradizione per noi è una guida, non è un carceriere. Tradizione e innovazione sono sostanzialmente due facce della stessa medaglia. Innovare
significa continuare, significa andare avanti. Andare avanti rispetto a un punto di partenza del quale non se ne può fare a meno. Il punto di partenza è la tradizione, appunto, cioè tutti i valori che nella storia si sono accumulati nell'ambito di questa parola. Quali valori? Tanti. Affidabilità, per esempio. Professionalità, per esempio. Efficienza, per esempio, perché anche l'efficienza deve essere considerato un valore. Senso del dovere, per esempio. Quel senso del dovere che al giorno d'oggi continua a far lavorare i carabinieri sul territorio anche ben oltre i limiti previsti dal regolamento. Se voi pensate, per esempio, che solo nello scorso anno oltre 1.200.000 ore di lavoro non sono state retribuite ai militari, però loro ugualmente il lavoro lo hanno fatto, hanno continuato, e tant'è vero che solo lo scorso anno abbiamo avuto 1.587 feriti e 7 caduti per servizio. Quest'anno siamo già a oltre 630 feriti con un caduto in servizio. Quindi la tradizione è il volano sul quale si deve innestare l'innovazione. Quindi la giornata di oggi era stata concepita partendo dalla tradizione, i famosi baffi del carabiniere, per poi andare a vedere che cosa è l'oggi e che cosa è il futuro, significando che il futuro non è un qualche cosa che è futuro, è lontano. Il futuro è già qui. Se voi pensate che fino al 1940 la popolazione mondiale era di 1 miliardo di persone, testa in più, testa in meno. Ci sono voluti tutti quei secoli per arrivare a 1 miliardo. Ma dal 1940 a oggi siamo già passati a 7 miliardi sulla Terra. Pensate all'accelerazione, pensate per esempio che la prima rivoluzione industriale più o meno ha preso un arco di 120-130 anni, la seconda ci ha preso 70-60 anni, insomma, poi, e adesso la quarta rivoluzione, in 10 anni già, diciamo, è quasi compiuta e si sta avvicinando quasi la quinta rivoluzione industriale. Quindi l'accelerazione induce necessariamente il problema di come una istituzione, di come un'organizzazione che per definizione è cristallizzata entro certe norme, debba evolversi se vuole rimanere all'altezza dei tempi. Si stima che i ragazzi che sono andati in prima elementare quest'anno, di questi ragazzi molto più della metà non sa ancora che lavoro farà, ma non perché è bambino, semplicemente perché ancora non sono stati ancora inventati, ancora ideati i lavori che ci saranno fra 30 anni. Ma fra 30 anni, secondo le stime più approfondite anche di istituti di ricerca statunitensi, tra gli altri, certamente ci saranno dei settori in cui questi lavori si dovranno sviluppare. E quando parlo di lavori che anche oggi riusciamo con difficoltà a immaginare. Pensiamo all'agricoltore verticale, per esempio. In un mondo nel quale si riducono gli spazi dove poter coltivare il necessario per la razza umana, in elevazione, gli agricoltori verticali, piuttosto che i chirurghi della memoria, le nanotecnologie, cioè tutto ciò, il nanomedico, tutto ciò che deve consentire per esempio agli anziani di poter prolungare la loro vita e la loro vita attiva e via discorrendo. Insomma, è un mondo veramente in cambiamento, e in questo mondo in cambiamento ci sono dei settori che saranno interessati molto di più a questo cambiamento. Fondamentalmente è il settore complessivo dell'ecosostenibilità, energia, ecosostenibilità, con tutti i discorsi adesso correlati, ma non c'è solo l'energia e l'ecosostenibilità, c'è per esempio il mondo dell'educazione e della cultura, il mondo della mobilità e del trasporto, il mondo della salute, la salute, perché ovviamente più si allungano i
limiti di età, più si invecchia la popolazione e più occorre pensare a come sostenere questa popolazione che invecchia in termini di assistenza sanitaria, di assistenza previdenziale, di assistenza assicurativa e via discorrendo. E per concludere ancora, il mondo della meccatronica, il mondo del digitale in sostanza, la robotica, il digitale, e quindi come non pensare a nuove tipologie di lavoro, la cyber security, per esempio, l'intelligenza artificiale, per esempio, gli ingegneri dell'intelligenza artificiale, e via discorrendo. In un contesto dunque nel quale assumerà sempre maggior valore la comunicazione. C'è sempre stato un dibattito tra il sapere e il saper fare, ma adesso occorre porre l'attenzione anche sul comunicare il sapere e sul comunicare il saper fare. Quindi, come vedete, un mondo in completa evoluzione, ma in questi settori che ho citato, nemmeno a farlo apposta, o forse proprio facendolo apposta, ci sono settori che da tempo sono priorità assoluta dell'Arma dei Carabinieri e sono settori nei quali l'Arma dei Carabinieri ha una preminenza legislativamente riconosciuta in Italia, la cui preminenza in Italia si riflette poi nelle competenze all'estero. Parlo per esempio nel settore della salute, i carabinieri del NAS. Parlo per esempio nel settore della cultura, i carabinieri del tutela del patrimonio culturale. Parlo per esempio nel settore ampio dell'ecosostenibilità, la green economy, i carabinieri della tutela forestale. Quando nel 2017 c'è stata la riunificazione col Corpo Forestale dello Stato, l'obiettivo era proprio quello, costituire un polo complessivo di una forza di polizia dedicata non solo alla repressione, perché la repressione è uno degli aspetti, ma è più importante la prevenzione, e quindi costituire un corpo di polizia che potesse assommare in sé le varie competenze scientifiche, tecniche, legislative, giuridiche, per poter sostenere quella che sarà la battaglia per il futuro, perché chi inquina l'ambiente ruba il futuro ai nostri giovani. Da ultimo, per concludere, la comunicazione, comunque l'attenzione verso le fasce sociali più deboli, a cominciare dagli anziani. La cronaca di tutti i giorni, quella che non sta in prima pagina, ma quella che però riempie i giornali e soprattutto riempie i cuori delle persone, è fatta di esempi di anziani abbandonati che vengono assistiti, che vengono salvati, che vengono in qualche maniera tutelati proprio da chi? Dal tipico carabiniere, quello con i baffi, quello della carriera di piastrengo, che nei paesi costituisce ancora l'unica presenza reale, concreta dello Stato. Uno scrittore di qualche tempo fa parlò per l'appunto in un suo romanzo, Vedrò Singapore, Piero Chiara, parlò dei carabinieri, dice, e finalmente vidi i carabinieri reali, perché per me quello erano i carabinieri reali, cioè quelli che stavano realmente sul territorio e quelli che costituivano realmente l'interfaccia tra la teoria della legge e la necessità pratica del cittadino. Tutto questo per dire, passando dalla tradizione, siamo passati all'innovazione, e siccome il mondo oggi come oggi è fatto di immagini, abbiamo cercato di strutturare, grazie anche all'attenzione del sottosegretario Tofolo, abbiamo cercato di strutturare questa giornata, purtroppo con una cosa che è già saltata, ma le altre sicuramente non salteranno, proprio alternando immagini e esperienze concrete. Di che cosa parleremo allora? L'innovazione. Parleremo del RACIS, raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche, con tutte le nuove frontiere della scienza applicata alle esigenze del diritto. Il DNA, per esempio, ma non solo. E vedremo come l'arma è organizzata e vedremo come l'arma costituisce quello che oggi si dice una best practice e al tempo stesso un benchmark a livello internazionale. Parleremo poi di cooperazione internazionale. Voi, molto più che noi oramai desueti, per non dire anziani, voi siete cittadini del mondo e non c'è dubbio che del mondo ci dobbiamo interessare
E non c'è dubbio che dal mondo traiamo esperienze, ma traiamo anche rischi. A proposito di rischi, con rischi collegati a crisi, e vi ricordo che in cinese la parola crisi ha due declinazioni, rischio da un lato e momento di crescita. Momento di crescita che, se viene colto, può essere un'opportunità. L'Italia, attraverso le sue forze armate, attraverso la difesa collettiva, attraverso specificatamente l'arma dei carabinieri, sta cogliendo questa opportunità nella cooperazione appunto internazionale. Perché non è vero che ciò che succede da qualche altra parte del mondo non ci interessa niente, succede lontano. Lorenz, il teorema della farfalla, il battito d'ali a Hong Kong provoca la caduta della borsa a New York, mutatis mutandis, ciò che vale nel settore dell'economia vale in tutti gli altri settori, settore in particolare nel settore sociale, nel settore della sicurezza, ed è per questo che l'arma oggi come oggi è presente in 14 teatri operativi. Ed è per questo che l'arma oggi come oggi è leader nella struttura, al mondo, nella strutturazione di organismi a livello sovranazionale. Parlo di Eurogen 4 per quanto riguarda l'Unione Europea, parlo del centro di eccellenza per le operazioni di polizia e di stabilità per quanto riguarda l'ONU, parlo della FIEP, che è un'organizzazione tra le polizie tipo gendarmeria nel Mediterraneo e nel mondo. Proprio perché il settore della cooperazione internazionale non è fine a se stesso, ma è collegato col mondo globale e con la famosa farfalla che, facendo battere le ali a Kabul o a Erbil, può provocare sconquassi anche a Roma o anche a Pavia. Quindi vedremo e potremo avere un'idea di quello che è l'importanza e di quella che è l'azione e di quella che è l'attività dell'Arma dei Carabinieri in questo settore di grande delicatezza, volto, per quanto ci riguarda, alla ricostituzione di forze di sicurezza che siano in grado di riprendere in mano appunto la gestione complessiva della sicurezza nell'ambito dei paesi sconvolti da crisi particolari. Ultimo, ma non per ultimo, il terzo momento di questa nostra giornata, che avrebbe dovuto essere il quarto in realtà, ma che la pioggia ci ha impedito di essere tale, sarà dedicato, sarà dedicato al comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari. Tutto quel mondo che riguarda l'ambiente, laghi, fiumi, foreste, le acque in generale, connesso con la green economy, connesso con le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nei più grandi business, per esempio dell'eolico piuttosto che delle energie rinnovabili e via discorrendo. Come vedete, partendo dai baffi del carabiniere del 1848, la giornata poi si concluderà con tre settori che sono fondamentali per lo sviluppo innovativo della nostra società, ricordandosi sempre che l'innovazione ha senso solo se è un miglioramento e una continuazione di ciò che esisteva, e solo se si prende il buono di ciò che esisteva per poterlo portare ancora più avanti nell'interesse di tutta la società, nell'interesse della difesa collettiva. Grazie. Grazie, ringrazio il comandante generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri, e con Difesa Collettiva, ecco, siamo soliti dare voce a chi oggi ricopre, ha l'onere e l'onore di ricoprire in prima linea ruoli istituzionali importanti, quindi ne approfitto anche per ringraziare, ringrazio lei comandante, ringraziando tutti i 110.000 circa uomini che sono un primo baluardo di legalità sui territori, come abbiamo ascoltato. E prima di cedere la parola al capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Enzo Vecciarelli, ne approfitto per salutare gli studenti che ci hanno raggiunto oggi dell'Università Luiss, dell'Incampus, del Liceo Scientifico Amedeo Avogadro di Roma, e vedo anche qualche studente della Scuola Militare Nunziatella che ha voluto esserci e mi fa piacere vedere, con i quali ci siamo visti una decina di giorni fa. Cedo la parola al Capo di Stato Maggiore della Difesa per un indirizzo di saluto. Beh, grazie.
Avendo i baffi e non la barba, mi sto domandando se anch'io nell'animo sono più carabiniere o un pilota. Grazie Giovanni di aver fatto questo importante riferimento alla tradizione e alla storia. E mi unisco a te nel salutare la signora Ministro, le autorità, i gentili ospiti, tutti gli studenti. Buongiorno. E mi ha colpito tra le riflessioni che ha fatto il generale Nistri quella che chi nasce oggi probabilmente non sa che lavoro farà fra 30 anni, ma mi sento anche di dire che essendo la sicurezza un'esigenza fondamentale, un bisogno antropologico dell'uomo, sicuramente tra 30 anni avremo ancora i carabinieri e avremo chi si occuperà di difesa e sicurezza. Ringrazio ancora una volta il sottosegretario Tofolo per aver organizzato questo incontro. Questo incontro segue quelli che abbiamo già fatto per l'esercito della Marina, un percorso di conoscenza del servizio che quotidianamente la difesa svolge per il Paese. Come già detto, personalmente considero questi incontri un momento divulgativo particolarmente utile che raccorda lo sforzo dei massimi riferimenti istituzionali con quello degli uomini e donne che tutti i giorni in Italia e all'estero concretizzano la difesa del Paese e contribuiscono alla tutela degli interessi nazionali. Per la difesa la chiave di lettura per essere efficaci è una sola: operare in maniera interforze facendo leva sulle specificità delle singole forze armate. In questo modo si amplificano le nostre capacità e si assume pienamente un ruolo attivo e moderno nel complesso giroscopio che tiene salda la direzione del sistema Paese. Oggi il focus è relativo all'arma dei carabinieri, una componente fondamentale e assolutamente peculiare delle nostre forze armate, avente una configurazione che quasi unica nel mondo prevede al contempo compiti di difesa e di pubblica sicurezza. L'arma infatti, quale forza armata, assicura il concorso alla difesa della patria, la partecipazione alle missioni di mantenimento e ripristino della pace e della sicurezza internazionale, mentre quale forza di polizia a competenza generale è impegnata nello svolgimento di tutte le attività a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sono competenze che interessano un orizzonte oltremodo ampio, con reparti operativi ed assetti specialisti di diversa natura che spaziano dal gruppo intervento speciale ai nuclei antisofisticazioni e sanità, dal primo reggimento carabinieri paracadutisti alle oltre 4.600 stazioni dell'organizzazione territoriale o alle unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. È così che l'arma dei carabinieri fornisce un contributo determinante al mantenimento della pacifica e ordinata convivenza civile e alla difesa della nazione, alla lotta condotta insieme alle altre forze di polizia, al crimine e al terrorismo, nonché alla risposta alle emergenze di carattere naturale. All'estero, oltre al rilevante impegno per la salvaguardia delle sedi diplomatiche nazionali, i nostri carabinieri si pongono nel più ampio sforzo della difesa, contribuendo alla realizzazione di un modello di prevenzione avanzata, orientato alla ricostruzione ed all'addestramento delle forze di sicurezza locali per il contrasto alle organizzazioni terroristiche ed alle attività criminali. L'arma racchiude infatti le caratteristiche necessarie per poter operare perfettamente nelle moderne operazioni di stabilizzazione e di ricostruzione post-conflittuale. L'Italia, del resto, svolge un ruolo di primissimo piano nel campo della formazione e della diffusione delle best practice nello specifico settore dello stability policing e attraverso il centro di eccellenza e il Coespo di Vicenza e nella formazione di unità di polizia di stabilità i carabinieri si pongono all'avanguardia nel contesto internazionale, così come nella protezione del patrimonio culturale in caso di calamità naturali, di crisi internazionali o conflitti armati, grazie all'esperienza maturata nella salvaguardia dell'inestimabile patrimonio italiano. Sono queste alcune delle attività attraverso cui si può percepire la magnitudine delle competenze in possesso dell'arma, competenze che unitamente ai valori di cui è depositaria ne fanno da sempre un punto di riferimento per la popolazione e le istituzioni nazionali e locali. Essa si conferma una componente militare di polizia moderna, perfettamente ed armonicamente inserita nell'architettura della difesa ed in grado di interfacciarsi con efficacia con gli altri dicasteri.
Colgo quindi l'occasione per rinnovare agli uomini e alle donne dell'Arma dei Carabinieri il mio personale ringraziamento per l'impegno, il senso del dovere e lo spirito di sacrificio che ne contraddistingue quotidianamente l'operato. Concludendo, vi ringrazio per l'attenzione dedicata. Sono certo che il generale Nistri e gli altri relatori nel corso della giornata daranno evidenza di quello che i carabinieri fanno e rappresentano per l'intera comunità. Grazie a tutti. Grazie generale Vecciarelli. Bene, io prima di dare la parola alla signora Ministro vorrei, ci tengo oggi che siamo qui quest'oretta e mezza, massimo due, poi avremo modo anche di girare, di vedere nei laboratori cosa fanno esattamente i nostri carabinieri, ma visto che in quest'ora e mezza stiamo a celebrare, a raccontare quello che fa da più di 200 anni la gloriosa Arma, io ci tengo a ringraziare la signora Ministro, non l'ho mai fatto, come dire, forse privatamente l'ho fatto più di una volta, ma oggi che stiamo qui a parlare di Arma dei Carabinieri lo voglio fare personalmente, perché mi ha concesso la delega all'Arma dei Carabinieri, cosa che nemmeno io, diciamo, sapevo storicamente, la seconda volta che un ministro delega un sottosegretario. Su questo io ne sono fortemente, fortemente grato alla signora Ministro, e questo ha fatto nascere in me una passione viscerale per l'Arma che mi ha portato, ecco, anche a lanciarmi in tandem, cosa che non ho mai fatto, ecco, nella mia vita. Io in questo anno, diciamo, questo primo anno di governo, ritengo che l'autorità politica, chi decide, deve conoscere cosa fanno i nostri uomini. Per questo spesso mi sono coordinato con i vari vertici, comandanti generali, capi di Stato Maggiore, per partecipare a delle attività che fanno le nostre forze armate. Ad esempio con la Marina Militare sono stato un sottomarino, sono sceso diverse decine nei fondali, ho volato su dei caccia per capire esattamente i nostri piloti cosa fanno, cosa provano, e vi posso assicurare, io gioco a pallone da una vita, volare una mezz'ora su un caccia equivale a fare tre partite di calcio, indossare una tuta anti-G, sono attività complesse dove, oltre ad avere un livello di competenza, e parlo di testa, di cervello, bisogna avere anche una prestanza fisica non indifferente. Con l'Arma dei Carabinieri ho fatto questa cosa, che è stata un po' per me una cosa simbolica, vi assicuro, non facile. Mi sono lanciato in tandem con i carabinieri del Tuscania da circa 4500 metri e ho avuto un po' di paura, però ecco, il simbolo era proprio mettere la mia vita in mano ai carabinieri, perché è quello che ogni giorno per fortuna fanno i cittadini, e sentono questa come dire, grandissima attività che svolgono per la sicurezza dei cittadini. E quindi ringrazio, ecco, la signora Ministro per la fiducia, per avermi dato, diciamo, questa delega che è più poi, diciamo, simbolica che fattiva, però questo mi ha reso veramente, veramente molto felice. E quindi cedo la parola al Ministro della Difesa, dottoressa Elisabetta Trenta, per un suo intervento. Buongiorno a tutti. Forse adesso avrete capito perché ho delegato il sottosegretario Tofalo, per evitare il lancio in tandem, ma non è detto che io non scelga in futuro qualcosa di un po' più pericoloso. Scherzi a parte, sono molto felice di essere qui per questo nuovo evento, e saluto e ringrazio Angelo per questa attività che sta svolgendo. Devo dire che per me, l'ho detto dall'inizio del mio mandato, uno degli obiettivi principali del mio mandato, del nostro mandato, deve essere quello di avvicinare sempre di più i cittadini alla difesa, all'importanza delle forze armate in generale. Un po' più semplice quando si parla dell'Arma dei Carabinieri, perché i cittadini li conoscono molto bene e li vedono vicini ogni giorno. A volte un po' più difficile quando si parla di altre componenti della difesa, però è importante. Devo dire che proprio ultimamente sono stata molto soddisfatta, perché un parlamentare è venuto da me e mi ha detto: senti, ma per caso puoi trovare dei biglietti per il 2 giugno, perché non li ho ancora avuti. Dice: poi ti volevo dire che io ho iniziato pensando che la difesa non servisse a niente, non mai avrei pensato di venire a chiedere i biglietti per il 2 giugno. Ecco, questa è stata già una grande soddisfazione, vuol dire che in termini almeno di quella che è la conoscenza della difesa stiamo lavorando bene. Un saluto al Capo di Stato Maggiore della Difesa, al generale Vecciarelli, al
comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Nistri, saluto tutte le autorità presenti e tutti coloro che ci stanno seguendo anche dai social. L'Arma è un'organizzazione straordinariamente complessa, una componente fondamentale dello strumento militare e del sistema di sicurezza nazionale, che vede nella militarità la sua peculiarità e la sua forza, i suoi valori e il suo patrimonio identitario. È un'organizzazione fatta soprattutto di uomini e donne che ogni giorno mettono al servizio del Paese e dei cittadini la loro competenza, il loro coraggio e la loro vita. L'attentato criminale del 13 aprile scorso a Cagnano Varano, in cui il maresciallo Vincenzo Di Gennaro è rimasto ucciso e il collega Pasquale Casertano ferito, è solo l'ennesima riprova del prezzo altissimo che l'Arma è disposta a pagare per il bene del Paese e del cittadino. Le pagine della storia dell'Arma purtroppo sono dense di questi dolorosi episodi. Quindi consentitemi per questo una riflessione. Tutti noi diamo per scontato il fatto che un carabiniere debba adempiere i suoi doveri fino all'estremo sacrificio della vita, debba mettere ogni giorno in discussione la serenità della propria famiglia, dei propri affetti, per svolgere il proprio dovere nelle nostre città o più semplicemente per cercare di portare aiuto e soccorso a chi è in difficoltà, dando straordinari esempi di coraggio e umanità. Questo anche nei pericolosi teatri operativi lontano dal paese, dove comunque i nostri carabinieri sono chiamati da anni a svolgere mansioni delicate. Allora mi chiedo, a quali altri servitori dello Stato è chiesto sempre e incondizionatamente un impegno altrettanto cogente? O più semplicemente, quanti di noi sarebbero disposti a rischiare la propria vita per salvarne un'altra? Queste credo siano le ragioni profonde che giustificano il rapporto privilegiato esistente tra gli italiani e i carabinieri. È la loro storia che è fatta di tante piccole ma grandi imprese di cui i nostri carabinieri si rendono protagonisti ogni giorno in Italia e all'estero, in silenzio e solo per l'intima convinzione di agire per il bene del Paese e per fare in modo che, ed è stato questo che ha fatto in modo che essi siano entrati nel cuore di tutti gli italiani. L'Arma alle sue spalle una storia gloriosa, vive un presente prestigioso e guarda al futuro all'insegna della modernità e dell'innovazione, in termini di diversificazione e ampliamento del suo spettro di capacità, di acquisizione di apparati tecnologici sempre più all'avanguardia nel campo dell'addestramento, per mantenere elevati standard qualitativi nella prevenzione e nel contrasto degli interessi illeciti, spesso non estranei alla criminalità organizzata. Il modello operativo dell'Arma, fin dalla sua costituzione nel lontano 1814, è stato fondato su una presenza capillare sul territorio, migliaia di stazioni e tenenze che rappresentano da sempre luoghi ravvicinati di legalità e di sicurezza e che costituiscono la più concreta e immediata espressione della vicinanza dello Stato al cittadino. Un modello nel tempo rivelatosi vincente, al quale l'Arma ha affiancato alcuni reparti d'élite che vedono oggi i carabinieri impegnati nella tutela della salute, dei prodotti agroalimentari, del lavoro, nella salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente. Altri reparti d'élite sono stati costituiti in questi anni per rispondere alle esigenze di controllo del territorio in aree particolarmente sensibili del Paese, come il 14° Battaglione Calabria, lo Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, lo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia. Reparti ai quali abbiamo destinato i nostri uomini e le nostre donne migliori e che in questi anni, grazie all'azione coordinata e quanto mai incisiva con le altre forze dell'ordine e la magistratura, hanno inferto dei colpi durissimi alla criminalità organizzata. Dal 1 gennaio 2017 all'organizzazione territoriale dell'Arma si sono aggiunte le quasi 1000 stazioni forestali e parco, nel segno di una identità strategica che valorizza ulteriormente la difesa ambientale, investendo nell'azione sinergica di due importanti istituzioni. Abbiamo integrato in tal modo la competenza e la specializzazione del personale della Guardia Forestale in una istituzione già fortemente impegnata nella lotta alla criminalità ambientale e affine alla vocazione territoriale del Corpo.
Oggi siamo tutti consapevoli dell'importanza che rivestono le tematiche ambientali, ecologiche e naturalistiche, soprattutto nei confronti dei più giovani. Sono certa che questo passo importante nella riorganizzazione dell'ARMA stia fortemente contribuendo alla crescita della cultura ambientale nel Paese. Gli ambiti di intervento dell'ARMA si sono notevolmente ampliati anche a seguito delle nuove emergenze collegate al deterioramento dell'equilibrio geopolitico internazionale, come ad esempio il contributo alla stabilità internazionale e il controllo dei fenomeni migratori. Attualmente l'ARMA è presente in molti teatri di crisi per assicurare prioritariamente attività addestrative e di consulenza in favore delle forze di polizia locale, in particolare in Iraq, in Palestina, Gibuti, Somalia. Questa presenza, al pari delle altre forze armate, rappresenta un tassello essenziale per la nostra stessa sicurezza, perché contribuire alla stabilizzazione di aree di crisi ha dei riflessi diretti sulla sicurezza del nostro Paese. Sono da poco tornata da un viaggio in Somalia, dove ho avuto modo di vedere i risultati dell'attività di training che era stata fatta nei confronti delle forze di polizia somale. E vedere questi ragazzi dopo pochissimo tempo che facevano di fronte a noi una display di quello che avevano imparato e pensare che la settimana successiva sarebbero stati sulle strade a rischiare la vita. Tra l'altro mi è stato detto che alcuni dei ragazzi che erano stati formati nel corso precedente non ci sono più. Ecco, questo è stato per me una responsabilità, cioè sapere che l'Italia, attraverso i carabinieri e attraverso nelle altre attività che svolgiamo anche le forze armate, possa fornire a questi paesi una via di uscita, è una cosa che ci deve rendere fieri e che giustifica tutto lo sforzo che facciamo nel paese, perché soltanto se riusciamo attraverso la formazione, attraverso il potenziamento delle capacità locali, riusciamo a rafforzare la stabilizzazione nei paesi che si trovano a livelli di sviluppo che sono molto distanti dai nostri, possiamo garantirci un futuro migliore, un futuro più forte. Oggi sono tantissime le attestazioni di stima che ci giungono dalle più alte cariche istituzionali, delle organizzazioni internazionali e dei paesi amici e dalle popolazioni che vedono i carabinieri all'opera e vivono gli effetti della sicurezza ritrovata. In tale ottica vanno lette le intese tecniche con i paesi, le associazioni e gli enti di caratura internazionale che guardano con interesse al modello operativo dell'ARMA. Nel settore della cooperazione internazionale si inseriscono anche i cosiddetti caschi blu per la cultura, che vedono protagonista il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. In quest'anno di mandato, in qualità di Ministro della Difesa, ho avuto modo di esprimere in molte occasioni il mio pensiero e la mia altissima considerazione per le donne e gli uomini dell'Arma, parte d'esempio per la società in termini di rettitudine, coerenza, interiorizzazione del senso del dovere e della responsabilità. È questa la forza dell'ARMA oggi. Carabinieri come cittadini fra i cittadini, i quali contribuiscono giorno dopo giorno in modo concreto al bene collettivo. Oggi l'ARMA è più vitale che mai e può volgere lo sguardo al futuro con la forza e la determinazione che le derivano dalla consapevolezza di rappresentare un'imprescindibile garanzia e un insuperabile presidio per la difesa del Paese e la sicurezza internazionale. Grazie per l'attenzione. Cedo. La parola al capo del quinto reparto, avete avuto già modo di ascoltare, è un eccellente moderatore, secondo me può fare il doppio lavoro, può fare più di qualche incarico, una persona veramente eccellente. E ci tengo a dire soltanto una cosa, mi fa piacere che il Ministro abbia focalizzato, come dire, l'intervento proprio sull'estremo sacrificio. Io l'ho raccontato forse in ogni evento, lo dico in ogni evento e mi rivolgo soprattutto ai più giovani, non me ne vogliono i vertici, per la quarta volta ascoltano questo concetto, ma ci tengo, le autorità politiche
politiche giurano, io ho giurato il 13 giugno scorso come sottosegretario, quindi tra un po' sarà esattamente un anno, i ministri il 1 giugno, se ricordo bene, esattamente il 1 giugno, e giuriamo, come dire, fedeltà alla Repubblica, di osservarne attentamente la Costituzione e le leggi. È lo stesso giuramento che fanno le nostre forze armate, che fa l'arma dei carabinieri, ma c'è qualcosa in più. Alle forze armate, all'arma, quindi viene affidata la bandiera della Repubblica, è simbolo della patria, della democrazia, dei nostri valori fondanti, e chi giura ed entra nelle forze armate, nell'arma dei carabinieri, si rende disponibile fino all'estremo sacrificio per difenderla. Questo è un concetto che, a mio avviso, soprattutto i giovani, i più giovani, devono sempre tenere bene a mente quando vedono per strada uomini e donne in divisa dell'arma e di tutte le forze armate. Cedo la parola al generale Mennitti. Grazie. E buon lavoro. Grazie sottosegretario Toffolo, ringrazio il generale Nistri per il suo intervento, il generale Vecciarelli e il ministro. Adesso passiamo a un breve filmato, perché raccontare tutto quello che fa l'arma dei carabinieri sarebbe complicato, per cui abbiamo affidato un filmato questa narrazione. Prego di abbassare le luci, grazie, e possiamo fare partire questo filmato. Y
questo reparto sono addestrati all'uso delle più sofisticate tecniche investigative. All'interno del raggruppamento operano il reparto crimini violenti, in occasione di delitti particolarmente efferati, e il reparto indagini tematiche per il contrasto alle diverse forme di cybercrime. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute ha il compito di vigilare sulla provenienza e conservazione dei prodotti alimentari e sugli allevamenti di animali da macello. Il Comando per la tutela del patrimonio culturale fronteggia il fenomeno dei furti d'arte e dispone di una banca dati unica al mondo nel suo genere, dove vengono inserite informazioni e foto relative ai beni culturali da ricercare in Italia e all'estero. Sotto egida UNESCO, l'ARMA ha istituito con esperti dei beni culturali la Unite for Heritage, i cosiddetti caschi blu della cultura, una task force per la tutela del patrimonio culturale mondiale messo in pericolo da calamità naturali o conflitti. Per interventi di sostegno ad alto rischio in Italia e all'estero c'è un reparto delitto ad altissima preparazione e motivazione, è il gruppo intervento speciale, inquadrato nella seconda brigata mobile dell'arma. Sono militari che sintetizzano le caratteristiche delle unità paracadutiste o quelle della polizia giudiziaria. Quelli di loro, effettivi al GIS, vengono inoltre formati per un impiego di attività antiterrorismo. Sono carabinieri alti almeno 190 centimetri, di indiscussa moralità, di eccellenti requisiti complessivi. Sono provetti cavalieri, sanno guidare le potenti moto in dotazione. Sono resistenti, perfettamente preparati ad ogni impiego, hanno nervi saldi e ottimi riflessi. È l'antico reparto del Reggimento Corazzieri, a cui sono affidati i servizi di rappresentanza e di protezione personale del Presidente della Repubblica. Importanti e significative sono le responsabilità che l'Arma ha in materia di tutela ambientale. Nel comando dei Carabinieri Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentare operano i Carabinieri Forestali, ai quali è affidato il compito di gestire e sorvegliare le 130 riserve naturali dello Stato, cuore del Sistema Nazionale delle Aree Protette. Vigilare i parchi nazionali, contrastare il traffico illegale di specie animali in via di estinzione, prevedere il pericolo valanghe e contribuire alla diffusione dell'educazione ambientale. Protagonisti dello spettacolare carosello storico sono invece i Carabinieri a cavallo. Un saggio di altissima scuola che si chiude con l'emozionante carica dei pennacchi rossi e blu, delle sciabole giganti sguainate e dell'orgoglio dello stendardo del reggimento. E a proposito di prestigio, anche la banda dell'Arma ha portato nel mondo le note liete della sua alta professionalità. Le splendide uniformi dei musicisti sono solo un esempio formale di una perfezione di esecuzione che è valsa più di un elogio in ambito internazionale. Capacità di adattarsi ad ogni situazione di crisi grazie alla duplice anima di forza militare e di polizia. Questo è il successo del modello Carabinieri del mondo. L'Arma è considerata struttura d'eccellenza dall'Alleanza Atlantica e dall'Unione Europea ed è riuscita ad esportare il proprio modello dai Balcani all'Iraq, dall'Afghanistan al Medio Oriente, sino al centro dell'Africa. Addestrato secondo le più moderne metodologie internazionali. Avanzate piattaforme tecnologiche hanno sostituito le tradizionali
il senso del dovere, la lealtà alle istituzioni e l'ideale della difesa della collettività. Oltre 200 anni di vita al servizio della comunità e delle istituzioni e la consapevolezza di dover affrontare sfide sempre più impegnative. Grazie. Questo è il nostro filmato, ragazzi, avete visto il numero delle attività era tale per cui se avessimo voluto farvi una presentazione sulle attività sarebbe stata lunga e complicata. In questa maniera con le immagini, la musica si riesce a far vedere cosa abbiamo fatto. Adesso abbiamo preparato per voi una cosa diversa, particolare, non una presentazione vera e propria, bensì delle storie, dei racconti sulle tematiche che ha già sottolineato il Comandante Generale. La prima tematica è le nuove tecnologie, cioè il ruolo dell'Arma dei Carabinieri non solo nel mondo reale ma anche nel mondo virtuale. E per fare questa presentazione passo la parola al Tenente Colonnello Marco Mattiucci del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, che visiterete più tardi. Grazie. Bene, come anticipato prima, la tecnologia digitale sta avanzando e sta cambiando il mondo, ma questo non è niente di nuovo. Ciò che è interessante è vedere cosa ha creato nella mente umana la tecnologia digitale, in quanto ha diviso quantomeno due livelli. Un livello reale di percezione, che è quello che abbiamo attraverso i sensi, e che abbiamo direttamente, è un livello che oggi si dice virtuale. Beh, io farei un po' di attenzione a dire virtuale e anche starei ben attento a capire quanto è reale il reale, quanto è reale il virtuale. Non ho potuto fare a meno di guardare molti di voi e di quante volte avete usufruito del cellulare per chattare mentre ascoltavate, di quante videoriprese sono state fatte qui col cellulare, di quante posizioni, informazioni avete lanciato su internet, volontariamente o meno. Bene, questo è avvenuto negli ultimi 20 anni, pensate bene, negli ultimi 20 anni c'è stata un'accelerazione di queste tecnologie assolutamente, tra virgolette, non pianificabile, non spiegabile. Non solo, la velocità non accenna minimamente a diminuire, è tutto il contrario, la velocità sta incrementando al punto tale che sono cambiate le relazioni sociali. Chi di voi esce senza usare WhatsApp? Chi non coordina le sue attività con almeno una chat? Chi non va su internet e chiede all'onnipotente Google se ha necessità di qualcosa? Beh, ma questo ha creato un oracolo, pensateci bene. E le attività su Google sono quindi veramente importanti per le indagini, ad esempio. Ecco, la velocità è il punto chiave. Questa velocità che cresce continuamente, la velocità ha creato stress, ha creato problemi, ma ha creato anche nuove opportunità, nuove tipologie di lavoro, nuove possibilità. E l'Arma dei Carabinieri ovviamente ha cavalcato la cosa, non poteva evitarlo, ma ha trovato nella tecnologia digitale non solo un mezzo nuovo, ma anche una destinazione, un target per le investigazioni. E questo lo vedremo adesso. Quindi la prima cosa è stato inserire la tecnologia digitale in maniera massiva all'interno della nostra struttura. Pensate alle indagini, pensate cosa significa avere tanti incartamenti quanti possono stare all'interno di un appartamento o di una casa. Correlare anche minimamente le informazioni di questi incartamenti richiederebbe anni. Oggi quella carta è tutta su un hard disk o su una serie di hard disk e ci sono dei server che fanno le prime correlazioni. Questi server, badate bene, non tolgono niente all'investigatore, non tolgono la sua creatività, la sua capacità, ma aggiungono.
e incrementano la sua velocità d'azione. È possibile correlare fatti assolutamente lontani e niente di nuovo, il Google di cui prima fa questo già da molti anni, correla di tutto. Pensate alla potenza delle intercettazioni. Quando pensavamo alle intercettazioni semplicemente come ascolto qualcosa che passa su un canale, oggi l'intercettazione non è più questo, eh? Le intercettazioni telematiche attive e passive permettono di controllare l'attività stessa su web, su social. E pensate a tutta la possibilità che c'è di coordinare i reparti dentro e fuori dall'Italia, i sistemi di comando e controllo, tutto è entrato nel digitale. Bene, ovviamente il raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche ha giovato della tecnologia digitale in maniera esagerata. Tutti i campi di studio scientifico-forense si sono evoluti a seguito della tecnologia digitale. Non è semplicemente il fatto che è cresciuta la velocità, ma è stata incrementata a livelli impensabili la qualità. Oggi è possibile ripetere accertamenti con diversi metodi anche sulla scena del crimine e compararne i risultati, atti ad avere una probabilità d'errore praticamente nulla. Questa è l'enorme potenza di fuoco della tecnologia digitale, che in sé poi, sempre all'interno del raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, ma anche all'interno di altri nostri reparti, ha consentito di creare, gestire, studiare una nuova materia scientifica, la Digital Forensics. Certo, molti di voi hanno sentito parlare di Cyber Security, Cyber Forensics, Digital Security. Bene, la Digital Forensics è inserita all'interno della Cyber Security e permette di fare accertamenti su sistemi digitali. Quali sono i target? I target oggi sono fondamentalmente due: internet con i social e lo smartphone. Lo smartphone è la nostra preferita appendice corporea. Lo abbiamo vicino, traccia ogni nostro movimento, ogni nostra preferenza. Ma lo smartphone non è più il sistema per fare telefonate. Lo smartphone è una porta d'ingresso ed uscita di internet. Quindi social e smartphone sono molto uniti tra loro. Pensateci bene, lo sviluppo dei social negli ultimi anni è dovuto proprio agli smartphone. Gli smartphone hanno consentito l'uso one click dei sistemi software. One click significa che non devo fare molto. Questo noi facciamo cyberbullismo, prevenzione, cyberstalking. Quando abbiamo a che fare con i ragazzi ci guardano come se fossimo antichi. Come? Questo software ha bisogno di più di un click per essere impiegato? Non serve. Questa è la dimensione. Lo smartphone ha consentito questo. Addirittura in alcuni casi, se farete attenzione anche ai vostri smartphone, non vi chiedono neanche più cosa fare, lo fanno in automatico. Bene, che indagini facciamo su internet? Su internet tracciamo le reali identità. Ricordatevi che su internet nessuno è esattamente chi dice di essere, neanche Google. L'ho usato come esempio prima per farvi una domanda: sapete chi è Google? Quando gli chiedete qualcosa, sapete esattamente chi o cosa vi risponde? La risposta è che non lo sa esattamente nessuno. Quindi tracciare una persona, un'identità, dargli una responsabilità legale, questo è il tracciamento digitale. Sugli smartphone oggi è possibile invece fare veramente di tutto. Lo smartphone a tutti gli effetti è un computer, siamo in grado di recuperare dati cancellati anche da anni. Abbiamo sistemi che sono stati immersi in acqua, bruciati, sistemi attinti da colpi d'arma da fuoco, con un recupero della memoria del 99%. E molti dei dati che avete sugli smartphone e che voi stessi non riuscite ad accedere sono in realtà disponibili. Questo è l'accertamento sullo smartphone. E qual è la direzione per chiudere di tutto questo? Cosa accadrà? Internet, social più smartphone si fonderanno insieme. Nell'arco dei prossimi 3-4 anni il cloud,
la nuvola, sostituirà tutto. Quindi stretto stretto avrete un cellulare vuoto, un cellulare che quando si connette assume una identità, poi la perde, un livello di sicurezza enorme per chi lo usa. E infatti molte organizzazioni già hanno, diciamo, avviato lo studio per impiegare questo sistema, e l'Arma dei Carabinieri ha già iniziato gli studi per investigare all'interno dei cloud, perché noi possiamo aiutarvi anche in questo sistema assolutamente dematerializzato, che non ha più niente di fisico, e questo sempre attraverso le nostre stazioni distribuite sul territorio. Questa distribuzione capillare, quanti genitori spesso non in grado di seguire l'evoluzione tecnologica si sono rivolti a noi chiedendoci aiuto. Sicuramente non sarete soli nemmeno sul cloud. Grazie. Ringraziamo il tenente colonnello che ci ha dato questo microfoni che si incrociano, questo scenario. Ora passiamo a vedere, dopo le investigazioni che l'Arma dei Carabinieri svolge sulla rete, dopo l'attenzione che tutti noi dobbiamo porre nell'uso del cellulare, dopo la conoscenza su cosa i carabinieri possono trovare sul cellulare a protezione dei cittadini, sentiamo cosa i carabinieri fanno non solo per questo paese, bensì per altri paesi e per le polizie e per le popolazioni di altri paesi. Il tenente colonnello Stingo. Quello che vedete in foto era Ibrahim, un vecchio calzolaio musulmano di Bosnia che nel 1998, in una Mostar distrutta dalla guerra etnico-religiosa, aggiustava le scarpe a tutti. Aveva una piccola bottega vicino al ponte di Mostar, ponte anch'esso distrutto, ponte che divideva l'area musulmana dall'area cristiana della città. Lì c'era una coda di clienti spesso interminabile, probabilmente perché era l'ultimo calzolaio rimasto, oppure forse perché in quella bottega c'erano spesso, quasi sempre, i carabinieri, e le persone in attesa raccontavano tantissime storie, e quei carabinieri cercavano di risolvere quelle diatribe di vicinato, familiari, etniche, che probabilmente sarebbero sfociate in qualcosa di molto più complesso. Nel 2004, principalmente con fondi europei, il ponte è stato ricostruito, e quella che era una divisione netta tra due aree della città è soltanto un brutto ricordo nelle menti delle nuove generazioni. Qualcuno di quei carabinieri è ritornato sul posto a vedere se esisteva ancora la piccola bottega di Ibrahim, e non l'ha trovata. Ha trovato però un caffè, e entrando in quel caffè è stato subito riconosciuto da un ragazzo che si è alzato e gli è andato incontro. Quel ragazzo era il garzone del calzolaio, quello che tutti sapevano essere suo figlio. Ha tirato fuori dal portafoglio una foto che ritraeva il calzolaio e quei carabinieri. Lo ha abbracciato e ha deciso di raccontargli il suo piccolo segreto. Lui era un cristiano croato, rimasto intrappolato prima della guerra in quella parte della città. E Ibrahim, per consentirgli di stare vicino alla sua famiglia, aveva deciso di fingere che fosse suo figlio e di proteggerlo, perché sapeva che ci sarebbero sempre stati i carabinieri. Quello che invece vedete nel retro, dietro quelle due persone che si danno la mano, era un ragazzo che a quei tempi aveva 23 anni e non aveva mai visto il mare. Era un ragazzo afghano che nel periodo talebano si era rifugiato in Pakistan e lì aveva imparato l'inglese. E quando nel dicembre del 2001 un piccolo gruppo di carabinieri fu inviato a Kabul, in Afghanistan, con il compito di contribuire a riaprire la sede diplomatica e avviare le attività per consentire poi lo schieramento di quello che sarebbe stato il primo contingente di pace e di stabilizzazione, lui ne diventò l'interprete. Quando girava con quei carabinieri per le strade dissestate dell'Afghanistan, indossava sempre il giubbetto antiproiettile che gli avevano dato in prestito i carabinieri. Aveva tanta paura, e quel giubbetto antiproiettile, ahimè incautamente direi,
quei carabinieri invece lo toglievano molto spesso, perché ritenevano che fosse una barriera nella comunicazione con la gente del posto. Ritenevano che non si potesse avere un giubbetto antiproiettile per parlare con qualcuno che era generalmente inerme e indifeso. Lungo quelle traversate infinite per le strade dell'Afghanistan, i carabinieri gli raccontavano molto spesso del mare. Non chiedetemi perché, probabilmente saranno stati di Venezia, di Genova, di Bari, di Napoli, di Reggio Calabria, di Catania, di Palermo, non lo so. Pochi mesi dopo, nel marzo del 2002, l'Italia fu protagonista del rientro in patria dell'ex re afghano Zahir Shah, in esilio a Roma dal 1973. E a quei carabinieri, a quel piccolo gruppo di carabinieri del Tuscania, fu chiesto di addestrare, di formare le guardie del corpo dell'ex re. Era però una persona molto importante da poter essere lasciato solo, e quindi quei carabinieri trascorrevano con lui parecchie serate, spesso ad ascoltare i suoi racconti in italiano e anche, vi dirò, ad ammirare il cielo stellato di Kabul. Una sera quell'interprete, questo ragazzo, chiese al re di potergli fare una domanda. Gli chiese se aveste mai visto il mare. E il re gli rispose ovviamente sì. Iniziò a descrivere questa enorme, infinita massa d'acqua azzurra, profumata, bellissima, piena di vita. E a quel punto il ragazzo, Mohammed, gli chiese al re di poterlo aiutare a vedere il mare. Molti anni dopo, per caso, Mohammed è stato visto da alcuni di quei carabinieri per strada a Kabul. Ovviamente non fa più l'interprete, aveva troppa paura per andare in giro. Ha raccontato che oggi si occupa di recuperare bambini orfani o abbandonati. E nonostante le tante lingue dell'Afghanistan, dal Pashto all'Urdu, al Farsi, al Tagico, all'Uzbeko, ha dato al suo centro di recupero un nome che è incomprensibile per tutto l'Afghanistan, perché ha deciso di chiamarlo il mare. Il rispetto per il prossimo è patrimonio dell'Arma dei Carabinieri, e ciò che abbiamo fatto in questi anni, in giro per il mondo, è stato quello di riprodurre il modello nazionale al fianco delle forze di polizia locali, guidandoli in quella che è una crescita comune. E per questo dal Kosovo all'Iraq abbiamo creato delle stazioni carabinieri al fianco dei posti di polizia locali. E lì i nostri carabinieri, già asse portante, i nostri comandanti di stazione, già asse portante in Italia, oltre a risolvere delle problematiche, delle criticità importanti, in virtù del ruolo super partes, sono riusciti a intervenire nella risoluzione di qualcosa che potrebbe sembrare semplice a prima vista, ma che facilmente in quelle aree di crisi sarebbe potuto degenerare in qualcosa di molto più importante. Ed ecco perché in Iraq siamo andati con la Croce Rossa Italiana ad aprire il primo ospedale da campo a Baghdad. E sempre in Iraq con i nostri carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e il Centro Nazionale delle Ricerche abbiamo riaperto e ridonato alla popolazione locale i musei archeologici di Baghdad e Nassiriya. E poi in Palestina abbiamo fatto sedere allo stesso tavolo israeliani e palestinesi a parlare di sicurezza di quella gente, e abbiamo creato le guardie archeologiche per la protezione della cultura di quella che è la culla di tre religioni monoteiste. E poi in Somalia, dove abbiamo formato le prime poliziotte donna insieme all'Unione Africana. E poi vi direi in Chad, in Senegal, in Mali, in Costa d'Avorio, in Burkina Faso, in Djibouti, in Tanzania, in Kenya, in Ruanda, incredibilmente prima nazione plastic free africana, dove i carabinieri ancora oggi formano quelle che sono i rangers, le guardie che si occupano di tutelare il patrimonio di flora e fauna, forte elemento di identità nazionale di quelle zone. Cosa che ha spinto altre nazioni a chiederci di fare lo stesso, ad esempio lo Zambia.
non più soltanto gestire crisi, quindi, ma prevenirle. Come? Attraverso iniezioni di capacity building verso quelle strutture che si occupano di sicurezza della popolazione, della gente. Quelle strutture che si occupano di libertà di movimento, perché la libertà di movimento è governance, e la governance è sviluppo, è crescita, è occupazione, è investimenti. Molto più semplicemente è futuro. E quindi, seguendo le linee del Ministero della Difesa, abbiamo raccolto tutte queste nostre esperienze, queste nostre best practice, in un concetto, lo stability policing, la polizia di stabilità. Uno strumento militare diplomatico che consente di aiutare le nazioni vacillanti ed evitare che collassino. Ed ecco perché ancora oggi siamo in Iraq al fianco della Iraqi Federal Police, che qualche anno fa ci ha chiesto di poter indossare sulle loro uniformi i nostri alamari, il simbolo dei carabinieri, in segno di ringraziamento. E lo stesso vale per la Moldavia, dove la gendarmeria moldava ha costituzionalmente cambiato il proprio nome in Carabinieri di Moldavia. E lo stesso vale a dirsi per i più antichi Carabineros cileni. Con quelle forze di polizia, insieme ai nostri partners progettuali, insieme alle Nazioni Unite, alla NATO, all'Unione Europea, all'OSCE, alle organizzazioni internazionali, noi proteggiamo le nostre genti. Lo facciamo in tutti i continenti, combattendo la criminalità organizzata transnazionale, la minaccia asimmetrica. Lo facciamo dovunque ci sia bisogno e dovunque possiamo aiutare. Grazie. Bravo. Grazie, grazie. Ringraziamo il colonnello Vittorio Stingo, che ci ha parlato di sue esperienze personali, ma delle esperienze anche dei carabinieri all'estero. E passiamo a un altro tema, un tema importante che deve stare a cuore a tutti noi, che è l'ambiente in cui viviamo, quello che mangiamo, quello che beviamo, e la tutela e la protezione che tutte queste, di cui tutte queste cose hanno bisogno. Tutela e protezione che, quando è diffusa tra tanti enti, diventa complicato. Il fatto di farlo noi, come carabinieri, fa sì che ci sia un'organizzazione che si dedica a questo. Passo la parola al maggiore Irene Davi, che ci parla della tutela ambientale e agroalimentare. Grazie. Minni aveva la mia età quando ci siamo incontrate. 33 anni, eravamo coetanee. Mini non aveva mai conosciuto né visto prima suoi simili, altri scimpanzé. Forse aveva uno sbiadito ricordo della sua mamma, perché era stata strappata dalle sue braccia quando aveva pochissimi giorni di vita, per essere allevata dall'uomo e utilizzata in un circo, costretta tutta la sua vita dietro le sbarre, esposta all'udibrio del pubblico, che forse ancora oggi vede in questi splendidi animali il riflesso di una buffa immagine umana. Minnie era un animale detenuto illegalmente e per questo sequestrato dai carabinieri forestali e portato in un centro di recupero, essendo ormai impossibile la sua reintroduzione in natura per impossibilità di adattamento e di sopravvivenza in un ambiente naturale. E lì, in quel centro di recupero specializzato in fauna esotica, Minnie ha visto per la prima volta i suoi simili, altri scimpanzé, anch'essi sequestrati dai carabinieri nelle più svariate circostanze. E proprio lì, in quel centro, Minnie ha conosciuto Pepe, un altro giovane scimpanzé maschio che l'ha accolta, ne ha facilitato il suo inserimento nel gruppo sociale, diventando il suo miglior amico. Gli scimpanzé sono animali sociali, proprio come lo è l'uomo. Pensate che la specie umana, messa a confronto con quella dello scimpanzé, condivide oltre il 95% del DNA. Gli scimpanzé hanno un linguaggio articolato, presentano una gamma inaspettata di comportamenti, di vocalizzazioni, di interazioni sociali, proprio come noi. Quanta vita, quindi, aveva perso Minnie nei suoi 33 anni di esistenza? Probabilmente noi carabinieri siamo arrivati fin troppo tardi, però almeno spero siamo riusciti a regalarle una porzione di vita degna di questo nome. Non vi preoccupate, questa mattina non sono qui a parlarvi di scimmie, naturalmente,
ma a cercare in pochi minuti di trasmettere un messaggio, a confermare ancora una volta il ruolo dell'Arma dei Carabinieri anche in questo settore e per cercare di mostrare come azioni sbagliate, comportamenti superficiali e a volte inconsapevoli possano produrre piano piano degli effetti incontrollabili, ma soprattutto irrimediabili. Minni non è altro che una testimone, una tra i tanti degli effetti appunto devastanti prodotti dal crimine ambientale. Anche in Italia, sapete, non serve andare molto lontano, dal prelievo al commercio illegale di specie protette, all'inquinamento, dall'uso di pesticidi allo smaltimento illegale di rifiuti, dal taglio illegale dei boschi alla contraffazione alimentare, per citare solo alcuni di questi fenomeni. Naturalmente questi fenomeni sono molto vicini a noi, ma soprattutto sono molto impattanti. Basti pensare alla terra dei fuochi e a quanto l'intero sistema paese, Italia e Carabinieri naturalmente in prima linea, stia facendo per contrastare l'attività delittuosa di organizzazioni criminali di stampo mafioso e per arginare gli effetti prodotti dall'accumulo, dall'interramento, dalla combustione illegale di rifiuti tossici nelle discariche abusive. Qualcuno recentemente ha dichiarato: voi non avete più scuse e noi abbiamo poco tempo. Ovviamente, come dicevo prima, non sono qui né a parlarvi di scimmie né ad assumere un ruolo di attivismo ambientalista che ovviamente non mi si addice. Però questa frase mi piace, sapete perché? Innanzitutto perché è la frase che ci diciamo noi carabinieri quando abbiamo a che fare con un crimine ambientale. Non ci sono scuse, abbiamo poco tempo. E poi perché è la frase che dovremmo tutti ripeterci ogni giorno quando acquistiamo un souvenir fatto di specie protette o quando noleggiamo un'etichetta su un prodotto alimentare o quando magari, chissà, qui ci sono tanti giovani, diventeremo dei manager di una grande azienda che compie un'illegalità ambientale esclusivamente per ragioni economiche. Oppure, non si sa mai nella vita, diventeremo ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e ci troveremo a avere a che fare con un'organizzazione criminale dedita allo smaltimento dei rifiuti. L'Arma dei Carabinieri per prima ha poco tempo, però possiamo fare qualcosa, possiamo aiutare la cittadinanza, possiamo aiutarvi. E forse è proprio questo anche lo spirito che anima i rangers africani, che spendono l'intera loro esistenza a tutelare specie importanti come gli elefanti o i rinoceronti. Questi ultimi, pensate, destinati quasi all'estinzione per l'interesse economico nei confronti del loro corno, che ridotto in polvere viene utilizzato nella medicina tradizionale orientale perché ritenuto erroneamente efficace per malattie come il cancro, la malaria o l'impotenza. E lo abbiamo ascoltato prima, i carabinieri stanno ormai da tempo, lo vediamo anche nell'immagine, svolgendo delle attività di training nei confronti anche dei rangers africani, sia su aspetti tattici, sia su materie ambientali e forestali, a riprova, a dimostrazione della fondamentale importanza della cooperazione internazionale anche in questo settore e del fatto che stiamo parlando di fenomeni con un impatto e una valenza globali. L'ambiente è il nostro patrimonio più grande. Senza un ambiente sano e integro, scrigno di biodiversità, custode di vita, fonte di sostentamento, la nostra intera esistenza sarebbe messa in serio pericolo. L'ambiente è la cornice nella quale svolgiamo la nostra vita, le nostre attività. La qualità del cibo che mangiamo, la qualità dell'acqua che beviamo dipende dalla qualità dell'ambiente. Il pianeta Terra è un mosaico perfetto, ma voi mi insegnate, nessuna macchina può considerarsi realmente sicura quando anche solo uno dei suoi elementi è assente o malfunzionante. Nessun libro può essere privato di una sola pagina eppure essere lo stesso pienamente compreso. Nessun elemento naturale, sia esso animato, inanimato, può scomparire o essere messo in serio pericolo, seriamente compromesso a causa dell'inquinamento, dell'uso di pesticidi, dello sfruttamento irrefrenabile delle risorse naturali. E questo l'Arma dei Carabinieri lo sa bene, tanto che, come è stato già detto, oggi rappresenta la forza di polizia ambientale più grande al mondo. La parola d'ordine quest'oggi deve essere una: consapevolezza. Come ogni elemento, come ogni specie, abbiamo un posto importante sul pianeta Terra, ma come specie umana, e aggiungo come carabinieri, abbiamo un ruolo importante.
Grazie a tutti. Grazie. Grazie al Maggiore Irene Davi per questa sua presentazione. Signora Ministro, con il suo permesso noi termineremo questa fase per passare a fare la visita del RACIS in gruppi. Noi restiamo un attimo che ci suddividiamo in gruppi, lei intanto col signor Comandante Generale, il Sottosegretario e il Capo di Stato Maggiore della Difesa si avvia per iniziare questa visita al RACIS. Grazie. Grazie per essere con noi. Noi adesso, signori e ragazzi, ci dividiamo in gruppi perché faremo itinerari diversi per visitare il RACIS. Ci alziamo per salutare il signor Ministro che lascia la sala. Grazie. Allora, adesso ci organizziamo per andare a fare questa visita. Il RACIS, vedrete, sarà una visita interessante per